Ciao a tutti, da Mircronia. Oggi ho fatto una stupidaggine, o meglio, mi sono dimenticato di filmare mentre raccoglievo le patate. Questo, come detto, è il terreno dopo la raccolta. Ho raccolto, dopodiché ho detto, porca miseria, mi sono dimenticato che dovevo filmare. Vi faccio vedere adesso com'è il terreno, com'è rimasto dopo appunto la raccolta delle patate. Come vedete, il fieno, ho rimosso il fieno e il terreno è rimasto un po' come fosse stato concimato. Se vedete bene, adesso vi avvicino un attimo e vi farò vedere il tutto. Purtroppo la raccolta non è stata granché. Non so come mai mi sono trovato nella zona, diciamo qua, che è più libera, pochissime patate in confronto, molto di più in questa zona lì in fondo che è un po' più coperta. Probabilmente questa zona qua è un po' più fresca e le patate sono venute meglio. Comunque, vabbè, per la fatica che abbiamo fatto, per lavoro che abbiamo fatto, va bene così. E oltretutto adesso ci siamo trovati ad avere un terreno pronto per una nuova cultura, nel senso che è già praticamente già molto fertile e molto lavorato. Adesso vi farò vedere meglio nel dettaglio. Come vedete, ci troviamo in una situazione di terreno praticamente. Guardate cosa c'è qui sotto. Qui c'erano le patate. Guardate il terreno, com'è fantastico. Praticamente è già pronto per. Guarda che roba. Pazzesco. Praticamente solo lasciando il fieno sopra e lavorare le patate, il terreno si è praticamente lavorato da solo. Guardate a fianco, questo è il prato, quindi vedete, prato normale, faccia matura di fieno. Ok? Nei due casi, vedete, prato, terreno con patate e soprattutto la pacciamatura del fieno. Adesso cosa andrò a fare? Come vedete tutto così, vedete la differenza. Cosa andrò a fare? Andrò a sistemare il fieno di nuovo e metterlo in modo omogeneo e preparerò, probabilmente ne aggiungerò dell'altro, e preparerò le colture autunnali, molto probabilmente, anzi sicuramente metterò molta roba qua. Perché praticamente abbiamo già un terreno pronto e quindi abbiamo avuto lo stesso due lavori in uno, patate e terreno pronto per la semina invernale. Quindi siamo ormai sera e dopo questa dimenticanza ho fatto un video prima di cena e volevo aggiornarvi su quanto è stato fatto. Ok, se non altro siamo pronti già per la coltura invernale. Ciao a tutti, alla prossima!